Salve a tutti ragazzi! Allora, sta ricominciando l'autunno, quindi questo video vi parlerà di come prepararsi bene all'autunno, quindi consigli per rimanere più al calduccio e per non ammalarsi, cosa che io so perché ho avuto un raffreddore in questo periodo, ma adesso mi ha guarito, quindi voglio dirvi dei consigli che vi potrebbero aiutare. Allora, ma per iniziare vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube per raggiungere insieme il traguardo dei 100 iscritti su YouTube. Forza, raga, forza, raga. E poi anche di lasciare un bel like per supportarmi e anche di seguirmi sui social, Instagram e Facebook, dove anche lì pubblico dei contenuti molto interessanti. Allora, quindi, bando ai ciance, possiamo anche iniziare. Allora, il primo consiglio che vi do molto importante è l'abbigliamento, perché noi durante l'estate ci mettevamo vestiti molto corti, come appunto queste magliette qui e anche dei pantaloni molto corti. È vero che non fa freddissimo, ma specie la mattina bisogna vestirsi più pesanti perché la mattina inizia a fare un po' più freddo. Poi durante il giorno può fare caldo, ma vi consiglio di provare a mettere vestiti più lunghi. Un consiglio molto buono che potrei dare è mettere magliette tipo come questa, che appunto è una maglietta a maniche lunghe, perché sono maniche lunghe questa, ma è molto leggera, quindi questo vi può aiutare ovviamente per anche se è giorno e se la mattina vi fa anche freddo. Quindi questo è un consiglio che io voglio dare, ma non vi dico di comprare una maglietta a maniche lunghe pesanti così, ma questa è molto leggera e ha anche maniche lunghe. Quindi per questo periodo vi può essere molto utile. Poi, più si arriva a ottobre-novembre, queste magliette iniziano a essere un po' troppo leggere, ma per questo momento sono ottime. Poi vi consiglio anche di mettervi dei jeans lunghi, appunto, che vi potrebbero essere molto utili, perché i jeans, dopo tutto, sono dei pantaloni che vanno bene per molti periodi dell'anno. E poi non sono neanche e poi non è che trattengono il caldo, quindi vanno molto bene i jeans. Anche se non sono lunghissimi, vanno comunque bene, perché alla fine i pantaloni lunghi sono la cosa che in questo momento conta di meno. Ma se sentite tipo un raffreddore, questi qui possono essere molto utili. Poi un'altra cosa che vi potrebbe sembrare eccessivo, ma che è utile, è la canottiera. Ragazzi, la canottiera è utile in questo momento perché? Perché sembra caldo, ma specie la notte bisogna mettersi la canottiera perché si rischia di prendere un raffreddore. Io me lo sono già preso, quindi vi consiglio di mettermi la canottiera. Poi, durante il giorno può essere un po' troppo, ma durante la notte vi può veramente aiutare, ragazzi. Poi, molti si vestono pesanti la mattina, ma arrivano tipo all'una che è già caldo, è vero, però questi fatti sono vestiti che vi possono appunto aiutare per rimanere comunque non troppo accaldati durante il giorno, ma comunque coperti la mattina. Quindi questi sono dei consigli per come vestirsi in questo autunno. E poi però vi dico che questi consigli vi potrebbero essere più utili anche a ottobre-novembre, dove lì farà molto molto freddo di ora e quindi potrebbe essere utile questo, o anche dei consigli un po' più grandi, tipo mettere dei pantaloni più pesanti o iniziare anche con magliette un po' più pesanti di queste, ma questi sono i consigli iniziali che sono importanti. Poi, ora voi darvi dei consigli per la mattina. La mattina è una delle parti del giorno di questi giorni dove fa più freddo. E quindi la mattina ne voglio rimanere al calduccio. Allora, questi sono i consigli. E vi consiglio pienamente di mettervi una vestaglia, che è molto comoda e poi può veramente aiutare. Poi, se per caso avete sonno e tipo che ne so, non volete andare a lavorare, questi sono molto utili per rimanere un po' più alle coperte, di più. Poi vi consiglio anche pienamente di mettervi delle pantofole, che sono anche abbastanza carine, perché queste sono una forma di cane, ma vi potrebbero essere utili, perché
condite al caldipiedi, che sono importanti e che molti di noi trascurano in questo momento. Ok, va bene. Quindi, poi io vi consiglio anche, per anche dormire meglio durante la notte, di mettervi le coperte, se non avete ancora il piumino. Queste possono esservi molto utili per rimanere più a calduccio, ma sono molto comode. Poi potete anche mettervi dei pigiami anche a maniche corte, ma possibilmente a maniche lunghe. Infatti, però, pigiami come questi, che sono tipo a maniche lunghe, e questi pantaloni qui, o anche delle magliette a maniche lunghe, se tipo avete freddo o sentite un raffreddore, possono esservi utili. Ma questi sono molto pesanti, quindi se sentite il raffreddore, ma comunque non volete essere troppo al caldo, potete mettervi dei pigiami a maniche lunghe con un kit completo senza canottiera, o mettervi canottiera e maglietta a maniche lunghe, ma senza pantaloni a maniche lunghe. Poi, se tipo siete dal freddore ma volete comunque stare al caldo, vi consiglio pienamente di mettervi un pigiama a maniche corte, di pantaloni a maniche corte con la canottiera, che è il kit che in questo momento mi sembra più bilanciato a me. Quindi ragazzi, allora, questi sono i consigli per stare dentro casa, ma non finisce qui il video, perché anche fuori ci sono dei cambiamenti, ragazzi. Allora, questo è un esempio di foglie secche che ho trovato in giardino mio. Allora, le foglie secche iniziano un po' ad esserci, anche se da come effettivamente vedete il mio giardino non si pensa questo. Però ragazzi, quando arriverà ottobre le foglie inizieranno a aumentare, quindi per chi avesse un giardino grande come il nostro è importante. Questi sono dei primi reperti di foglie secche che si iniziano a trovare un po', e più avanti si andrà più saranno frequenti queste foglie secche. E bene ragazzi, il video finisce qui, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e niente, ciao. Ha! Questo è il vero ciao.